Xiaomi 12T Pro è uno smartphone pensato per un uso a 360 gradi, uno smartphone all-round. Tra i suoi punti di forza c'è sicuramente il sensore Samsung ISOCELL HP1 da 200 megapixel, ma la scocca nasconde un animo gaming che ci ha stupito. Prima di raccontarvi la nostra esperienza di gioco, è bene però ricordare le caratteristiche tecniche di Xiaomi 12T Pro, a partire dal nuovo SoC, lo Snapdragon 8 Plus Gen 1, che è accompagnato dalla GPU Adreno 730. Insieme a questo abbiamo 8 GB di RAM più 3 GB di RAM virtuale e 128 GB di memoria. Lo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD Plus ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di aggiornamento del tocco da 480 Hz. Il picco di luminosità arriva a 900 nits e ovviamente c'è il pieno supporto a HDR10 Plus e a Dolby Vision. Il comparto audio è invece sostenuto da un doppio speaker targato Harman Kardon con pieno supporto a Dolby Atmos e poi c'è la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da ben 120 W. Grazie alla sua dotazione tecnica, quindi Xiaomi 12T Pro è in grado di svolgere qualsiasi operazione senza alcun problema, come confermato anche dai benchmark sintetici. I numeri restituiti si riflettono poi in prestazioni gaming davvero notevoli. Non solo specifiche tecniche, Xiaomi ha infatti lavorato molto bene anche lato software, con il nuovo Game Turbo, uno spazio dedicato letteralmente al gaming. Game Turbo è accessibile come una semplice app preinstallata e all'interno di questa è possibile installare e disinstallare i giochi, organizzarli, selezionare e scegliere le icone, ma soprattutto è possibile attivare una serie di funzionalità e di ottimizzazioni extra, sia specifiche che generali. Dai menu è infatti possibile selezionare l'ottimizzazione delle prestazioni, che evita il surriscaldamento e i problemi relativi all'hardware. Oltre a questo è possibile scegliere le eccezioni di memoria, l'incremento della velocità Wi-Fi e poi un'altra serie di funzionalità molto più pratiche che evitano la riduzione automatica della luminosità o il tocco accidentale sui bordi dello schermo. Le personalizzazioni non si fermano però qui, è infatti possibile selezionare per ogni singolo gioco alcuni preset relativi alla qualità grafica o alle prestazioni e ancora di più andare a interagire su singoli parametri come la qualità delle texture, la risoluzione, il frame rate e vari filtri. Per testare le capacità del nuovo smartphone abbiamo utilizzato alcuni dei titoli con la grafica più spettacolare disponibile su mobile, a partire da Diablo Immortal. L'esperienza Collection RPG di Blizzard è stata davvero notevole e priva di qualsiasi problema, al netto di impostazioni grafiche tenute al massimo. Per testarlo infatti abbiamo utilizzato la risoluzione più alta disponibile, framerate a 60 fps, preset impostato su alto e tutta l'effettistica disponibile. Il secondo titolo che abbiamo messo alla prova è ormai un classico del gaming mobile e stiamo parlando del Racing di Gameloft, Asphalt 9. Anche in questo caso abbiamo utilizzato tutte le impostazioni massime rese disponibili al gioco, come il framerate a 60 fps e il preset impostato su alto, e anche in questo caso non abbiamo avuto alcun tipo di problema, il framerate è costante e la qualità è degna di nota. L'ultimo gioco che abbiamo messo alla prova è invece una delle ultime novità arrivate sul mercato mobile, grazie a Netflix in questo caso, e stiamo parlando di Spiritfarer, il gestionale di Thunder Lotus. In questo caso l'esperienza è particolare perché il gioco offre le stesse impostazioni della versione PC. È quindi possibile regolare il frame rate, la qualità delle texture e la risoluzione. Il gioco è in grado di mettere a dura prova qualsiasi tipo di hardware mobile, ma Xiaomi 12T Pro regge benissimo la prova e anche dopo diverse ore di gioco, con tutte le impostazioni al massimo, le temperature restano sotto controllo. Uno dei punti di forza di Xiaomi 12T Pro è infatti il nuovo sistema di raffreddamento. I tecnici hanno infatti lavorato alla più grande camera di vapore mai montata su uno smartphone della serie T e i risultati si vedono. Lo smartphone mantiene infatti temperature tiepide e costanti anche sotto stress e anche dopo diverse ore di gioco.
Dopo aver messo alla prova Xiaomi 12T Pro per alcuni giorni, possiamo concludere che il mix fra la dotazione hardware e software permette un'esperienza gaming di primo livello. Questo grazie a prestazioni elevate, una qualità grafica degna di nota e temperature sempre sotto controllo. Siamo arrivati ai saluti finali e se il video vi è piaciuto vi ricordiamo di lasciarci un like, di accendere la campanellina e soprattutto di iscrivervi a tutti i nostri canali social. Un saluto e al prossimo video!